Avvio la registrazione. Sì, si sta avviando. Ok, buongiorno. Allora, sono le 11:13. Chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno, Buongiorno. sono presente e consento. Buongiorno, Russa presente e acconsento. Buongiorno, Susino presente e acconsento. Grazie. Quindi vicepresidente. Sì, allora buongiorno a tutti. Chiedo agli uffici di procedere con i verbali, se ci sono dei verbali da leggere, e stabilire insomma tutte le varie audizioni, insomma avere un po' di idee più chiare per tutta la settimana e dopo procediamo con le comunicazioni, se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Ok. No, per me possiamo procedere. D'accordo. Ok. Allora, io infatti ho già messo in condivisione il mio schermo, così possiamo, perché bisognava fare delle cose, diciamo, bisogna verificare sostanzialmente dei verbali, quindi la sottoscrizione dei verbali da parte del presidente Arcoleo, che sono del 21, del 22 e del 23, E 25. 25, ok, del 25, non so se me l'ha firmato, intanto vediamo questi qui del 21, 22 e 23, che praticamente in realtà li avevamo già sottoscritti col presidente Arcoleo, però poi ci siamo accorti che c'era una piccola imprecisione e quindi li abbiamo rinumerati e quindi rifirmati, perché ovviamente ogni piccola modifica che c'è, ovviamente il verbale va rifirmato entrambi. Quindi questo è quello del 21. Questo è quello del 22. Si vedono? Sì, Sì, perfetto. perfetto. Del 23. Quello del 28 l'avevamo fatto già vedere, dico ad abbondanza, ma lo possiamo fare di rivedere ulteriormente. 116, questo del 23. Questo del 24. Vediamo, forse il numero del 25, presente, sì, forse l'ha firmato. Sì, perfetto. Anche quello del 25 è stato firmato regolarmente, che è quello della seduta scorsa sostanzialmente. Poi, tornando al verbale proprio della seduta, dell'ultima seduta, quindi la seduta del 25, richiamiamo all'attenzione dei consiglieri, che diciamo, ricordiamo appunto che era stata letta, riletta, approfondita una proposta di delibera che era questa qui, area dello sviluppo economico, cioè no, scusate, semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni per attività di somministrazione, integrazione al regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 2020. Praticamente avevamo dato lettura, ulteriore lettura alla suddetta proposta. Particolare attenzione al parere favorevole del Collegio Revisori dei Conti. Il Presidente aveva demandato agli uffici segreteria ad invitare in audizione il responsabile o il dottore Galatioto, che è il dirigente del SUAP, o comunque il responsabile del procedimento del settore SUAP. Quindi stamattina io e il collega Parisi abbiamo provveduto a fare la mail di convocazione. Più che altro abbiamo chiesto ovviamente una data utile preliminarmente, compatibilmente ovviamente agli impegni del dirigente Galatioto o di chi vorrà mandare lui del responsabile del procedimento. Poi stamattina sempre io e il collega Parisi abbiamo pure
ci siamo attivati per quanto riguarda l'audizione invece che si voleva concordare con l'avvocatura comunale e con la dirigente dottoressa Rimedio, dirigente del settore di risorse immobiliari, invece relativamente alla questione degli alloggi confiscati e assegnati provvisoriamente alle famiglie in difficoltà, per i quali appunto già era stata fatta una seduta, un'audizione il 23 giugno, e quindi praticamente, anzi, ve la faccio vedere direttamente, faccio delle mail così per conoscenza di tutti. Abbiamo quindi già in quell'occasione, il 23 giugno, avevamo parlato sia con l'assessore alle attività sociali, il neo assessore Mantegna, che con il signor Pellicane, che è il presidente del Comitato delle Famiglie Assegnatarie, e avevamo parlato anche con la dottoressa Primisi, la qualità di cura responsabile degli alloggi confiscati. E quindi poi i consiglieri, cioè, lo ricordo a chi era presente e lo dico anche a chi non lo era, a chi non lo fosse, unitamente al presidente, avevano concordato di convocare appunto l'avvocatura comunale e la dottoressa Rimedio. E quindi anche stamattina abbiamo provveduto io e il collega. Purtroppo dico, la settimana scorsa si sarebbe dovuto fare questo lavoro la settimana scorsa, ma per una serie di problemi della segreteria si è potuto fare solo stamattina. Allora, abbiamo fatto questa mail con la presente si invita Come sì. me, attesa di risposta da quello che capisco, giusto? Esattamente, Ancora non ho una risposta di campo. esattamente, sì, Cioè, aspettiamo. volevo chiedervi, ci sono audizioni già programmate di cui abbiamo notizie? No. Quindi questa settimana siamo liberi, quindi siamo in attesa semplicemente Sì. delle due convocazioni. Esatto. Ok, sapete quando c'è la capigruppo, consigliere Susino? Non abbiamo notizie di capigruppo per vedere i lavori di consiglio, perché la mia proposta ritorna un po' indietro per rivalutare gli impianti sportivi, il regolamento sugli impianti sportivi che già avevamo fatto con la commissione quinta. Abbiamo fatto varie audizioni, l'audizione anche con l'assessore Petralia, però in questo momento a me non risulta nessun'altra novità. Quindi poteva essere anche interessante riproporre, al di là di queste due convocazioni, altrettanto interessantissime, riproporre nuovamente un sollecito per, il regolamento sugli impianti sportivi. Quindi chiedevo se magari c'era una capigruppo. Io non sono a conoscenza se stamattina, ci sarà una nuova capigruppo, quindi sarebbe opportuno riproporla per portarla quanto prima in Consiglio Comunale. Allora, Liliana, tu stavi dicendo qualcos'altro? No, ne stavo riflettendo che abbiamo avuto anche un'audizione con l'assessore Sala, invece sul sollecito della consigliera Figuccia per l'emergenza dei cimiteri, però non mi ricordo relativamente a questi lavori se avevamo deciso di fare altro, se si doveva proseguire con altro. Infatti sto riguardando un attimino i verbali. Vediamo. Io non c'ero, non posso darti aiuto. Sì, infatti, purtroppo per ora siamo in segreteria, siamo un po' in difficoltà. Allora, vediamo, è stata, se non erro, il 21, audizione dell'assessore Sala. Questo è il 21, sì, ma lo ricordo. Sì, vediamo, è stato, va bene. No, però non mi pare che... No, sì, l'assessore Sala, diciamo, ha illustrato i suoi consiglieri, insomma, in concreto quali erano insomma, gli strumenti attraverso i quali si stava cercando di arginare i problemi dell'emergenza cimiteriale, soprattutto i rotoli, basta, punto. Non... Però non siete rimasti in nessun modo, vi ha semplicemente ritirato. No, io direi così, intanto di mettere a verbale di nuovo la mia proposta di riprendere il regolamento sugli impianti sportivi, perché ho reputo assolutamente interessante.
vedremo di riparlare con l'assessore Sala in merito all'emergenza cimiteri, ovviamente dandogli un minimo di tempo per vedere l'evoluzione. La sua proposta era anche di coinvolgimento degli scout, per vedere appunto e sapere dalla sua voce se c'è stato qualche risposta, ci sono state delle risposte, e il suo lavoro, insomma, in che modo procede. Dopo ci sono delle delibere arrivate in urgenza? No. Noi abbiamo letto diverse settimane fa, con la consigliera Figuccia, c'era la consigliera Figuccia che presiedeva, questo me lo ricordo, una delibera che riguardava una zona inserita in un PRG, non so se ti ricordi, Liliana. Se la volevamo riprendere, però era una delibera con dei pareri negativi, quindi volendo la potremmo riprendere. Io ero stata, io ero presente in questa commissione, quindi se vogliamo... può essere un PRUST. Probabilmente un PRUST, era una delibera che era arrivata però tempo fa, l'abbiamo letta. Sì, l'abbiamo lasciata in stand-by. Se vogliamo la possiamo riprendere, possiamo anche procedere, se gli altri colleghi sono d'accordo. Possiamo procedere a questo. Bene, sì. Sabrina, ti ricordi, c'eri pure tu questa delibera? Mi pare che l'avevamo letta tutta, dico, non abbiamo cose in sospeso. Ma non l'abbiamo votata, ecco, Liliana. Ah, ok. Io volevo proprio, siccome l'abbiamo letta tutta, siccome siamo stati puntuali appunto nella lettura di questa delibera, potevamo anche concluderla. Magari oggi ci possiamo limitare semplicemente alla lettura del frontespizio e dei pareri che, se non erro, erano pareri negativi. Quindi se la troviamo, leggiamo velocemente queste due cose, per me possiamo anche chiuderla. Allora, intanto ho messo in una schermo condiviso il DG, così vediamo di individuare quale è questa delibera, perché io non lo ricordo. Anche la data, naturalmente. Tu te la ricordi, Giuseppe? No, io sto leggendo, io non me la ricordo proprio. Io dico, l'unico plus che abbiamo fatto più volte è stato quello della passerella, ma non penso che sia quello, giusto, vicepresidente? Era una modifica di una strada. Era una strada. Non credo, Proust. Solo che io, essendo col cellulare, non mi riesco a... Hai ragione, certo. Non riesco a leggerli. Mi ricordo, ma non so dirvi esattamente il titolo. Allora, qui c'è... quella di Brancaccio, il programma integrato di intervento. Numero 20, adozione della Comunità Generale al PRG della città di Palermo, presa d'atto della VAS del PRG ai sensi dell'articolo... Scusate, io purtroppo ho necessità di scollegarmi, perché ho un problema di connessione che avevo anticipato. Quindi lascio la seduta. Ciao Sabrina. 11:27, lascia la seduta, arrivederci. Grazie. Prego. Ok, allora, a parte, io faccio 11:26, quindi scriverò 11:26 per la precisazione. Perfetto. Quindi dico, allora, vicepresidente, dovrebbe essere questa. No, oppure può essere anche programma integrato di intervento ai sensi dell'articolo 16 della legge numero 189.992, Brancaccio 2.0, Io riqualificazione sì. E promozione occupazionale. Forse questa, proposta alla società Nostra Immobiliare SRL di Catania. E credo questa. Anch'io, così su due piedi, penso che sia questa. Questa invece è integrata la procedura di Rinca per la mare Natura 2000. Quindi questa di Brancaccio, sì, io ricordo effettivamente forse pure questa di Brancaccio, è del 16-12-2020, però non lo so, che vuoi fare, lo vuoi votare lo stesso anche se siete in due? No, no, c'è un cambio programma, considerato che siamo in due, la rimandiamo, però in evidenza questa delibera, perché una volta che è stata letta, propongo appunto di concludere le cose, quindi iniziamo qualcosa e la concludiamo, quindi domani direi di procedere con questa delibera. Niente, possiamo leggere il verbale? Ok, predisponiamo il verbale odierno, se sei d'accordo, vicepresidente, e poi rinviamo la sottoscrizione ad un'altra data, visto che tu hai qualche difficoltà. Io fra un'oretta massimo lo firmo. Allora, intanto io già avevo...
scritto qualcosa. Ovviamente devo modificare. Allora, intanto gli orari, Giuseppe, aiutami perché io, appunto, non avendolo scritto contestualmente, abbiamo aperto alle 11 e 13. Giuseppe? Dimmi. 11 Allora, abbiamo aperto alle 11 e 13. Dico, con l'audio, e 13, ok. Ed erano in tre, la Figuccia, il vicepresidente e il consigliere Susini. 11 e 13. la 11 e 13 ed è uscita alle 11 e 24 e 26. Ancora devi leggere il verbale, quindi può darsi che questo già vari, perché già sono e 30 adesso. E quindi possibilmente questo va. 32. Dai. Allora. Allora, il segretario praticamente il solito preambolo. Il Vicepresidente. La vicepresidente consigliera. Quindi. Quindi buona lettura, verifica delle sottoscrizioni, i verbali 21, 22 e 23. 25. E vabbè, l'ho messo dopo. Va bene. Vabbè, si prendono tutti 22, 23. Poi abbiamo visto pure quello del 24. Ah, però diciamo quello forse già era fatto, hai fatto in abbondanza. Per le sottoscrizioni dei verbali dal 21, 22, 23, 28 e 25, comunicazioni degli uffici su programmazione dei lavori della Commissione, in special circa l'audizione con l'avvocatura comunale, in persona l'avvocato Natale, avvocato Natale, vabbè, questo lo vediamo anche perché ancora non sappiamo, con l'avvocatura comunale della dirigente dottoressa Di Maggio del settore risorse immobiliari relativamente a quanto discusso nel corso della seduta del 23-6-2021, nonché sull'audizione con il dirigente SUAP dottor Galatiotto, Luigi Galatiotto, per discutere sulla proposta letta il 25-6, ovvero sulla proposta di deliberazione, eccetera, eccetera, che è quella relativa alla semplificazione delle procedure per la concessione del suolo pubblico. In relazione ai predetti lavori di commissione si attende riscontro, anzi mettiamo alle predette audizioni. Ok, facciamo un colpo di salva, questo lo togliamo perché già l'abbiamo messo. La vicepresidente. Un primo momento e ai voti. Sottostante proposta libera. Un secondo momento.
Grazie. Non so, ma là, la vicepresidente. Rileva altresì la tecnica che dobbiamo fare relativamente a questa. Buongiorno. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno, ben arrivato. E allora, potete gentilmente farmi il resoconto? Sì. Io ascolto, naturalmente oggi rimango, diciamo, presiede chi ha continuato a presieduto fino adesso. Stiamo leggendo il verbale, quindi Liliana eventualmente, vabbè, lo termini e lo rileggiamo. Allora, Presidente, sì, stiamo leggendo il verbale, quindi nel verbale diciamo, è racchiuso un po' chiaramente quello che abbiamo fatto. Quindi, verbale numero 119 del 28 A, approvato in data 28, orario inizio seduta 11:13, 11:34 Arcolea Rosario, volante assente, la consigliera Figuccia entra dalle 11:13, uscita dalle 11:26 e Russo e Susigno dalle 11:13 risultano presenti. Segretario, vabbè, il solito preambolo, la vicepresidente Giuseppina Russa pone all'ODG verifica delle sottoscrizioni dei verbali del 21, 22, 23, 24 e 25, comunicazione degli uffici su programmazione lavori della commissione, in specie circa l'audizione con l'avvocatura comunale della dirigente dottoressa Rimedio, del settore risorse immobiliari relativamente a quanto discusso nel corso della seduta del 23/6/2021, nonché sull'audizione con il dirigente del SUAP, dottor Luigi Galatiotto, per discutere sulla proposta letta il 25/6, ovvero quella relativamente alla semplificazione delle procedure per la concessione del suolo pubblico. Che è successo? Va bene. In relazione alle predette audizioni si attende riscontro, cioè Presidente, io ho provveduto stamattina insieme a Giuseppe a farle, ovviamente a fare gli inviti, diciamo, a comunicare una data utile e niente, sia all'avvocatura che al dottore Galatiotto, che alla dottoressa Rimedio. Allora, quindi si attende riscontro. Poi, Ma posso fare una domanda? Ma c'era solo questa convocazione oppure c'erano, mi pare due erano, un'altra cosa avevamo chiesto pure. sono due, una Ah, con ok. l'avvocatura comunale della dottoressa Rimedio relativamente praticamente al discorso dell'assegnazione dei beni confiscati, quindi della gestione, insomma quello di cui abbiamo discusso nel corso della seduta del 23 con l'assessore Mantegna e con la dottoressa Pennisi. Ti ho mandato anche per conoscenza la mail che abbiamo fatto stamattina con Giuseppe. Abbiamo provato onestamente prima a chiamare, ma praticamente non risponde nessuno. Cioè, abbiamo fatto il numero del centralino, niente, come se... e quindi indirettamente abbiamo scritto perché volevamo prima concordare la data informalmente, telefonicamente e poi fare le mail, ma non è stato possibile, quindi abbiamo dovuto fare necessariamente la mail. Ugualmente per quanto riguarda il dirigente del SUAP, il dottor Luigi Galatiotto, invece relativamente alla seduta che c'è stata il 25, cioè relativamente alla lettura della proposta che abbiamo fatto il 25.
questa relativamente alla semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni per attività di somministrazione, eccetera, eccetera. Quindi, dicevamo, poi proseguendo nel verbale, la vicepresidente propone in un primo momento di mettere al voto di mettere ai voti, poi non so se decidete di cambiare idea. La sottostante proposta di delibera, ovvero programma integrato di interventi ai sensi dell'articolo 16 della legge numero 179 del 92, brancaccio 2.0, riqualificazione urbana e promozione occupazionale, proposta alla società Nostre Immobilier SRL di Catania. Infatti, se ti ricordi, Presidente, l'avevamo letta, e quindi la vicepresidente pensava che fosse utile, cioè che si potesse anche passare alla votazione oggi. In un secondo momento, però, consigliato l'allontanamento della consigliera Figuccia e la mancanza di altri due componenti della commissione, aveva statuito di rinviarne la votazione. Poi la vicepresidente Russa aveva rilevato altresì la necessità, però non ho ben chiaro, relativamente al regolamento. Allora, Liliana, ho fatto una domanda ai consiglieri, ora la rivolgo al Presidente se mi sa dare qualche risposta in più, viste le mie assenze, sul regolamento impianti sportivi. In che modo sta procedendo questo nuovo regolamento? Perché mi ricordo abbiamo fatto tantissimi e svariati incontri con la quinta commissione e anche con l'assessore. Dopodiché non ho avuto più alcuna notizia. Chiedevo se c'era stata anche qualche capigruppo nella quale si era stabilito di proporla in consiglio comunale. E quindi chiedevo informazioni su tale regolamento che reputavo appunto essere alquanto interessante per Palermo. E quindi lo Parli degli ripropongo. impianti sportivi? Sì. Sì, no, l'hanno proposto più volte in capigruppo, però si è sempre posticipato per la questione legata ad emergenze. Se alla prossima mi impegno anch'io a sollecitarlo, la prossima capigruppo. Però già l'avevano proposto un paio di volte e l'hanno accantonato per emergenze, diciamo, di consiglio comunale. Ok, quando sarà la prossima capigruppo? Oggi ce l'avete? Quando è che sarà? No, oggi, no, oggi no, non mi hanno invitato, quindi credo che sarà forse domani. Non ho ancora nessun invito di capigruppo formale. Va bene, ok. Era solo a titolo informativo. No, certo. Ho scritto così: la vicepresidente Russa rileva che sia necessità di verificare lo stato dei lavori sul regolamento impianti sportivi per la rimodulazione del quale questa commissione, unitamente alla quinta commissione consigliare, aveva portato avanti, diciamo, portato avanti, cosa si può mettere? Aveva partecipato a numerose. Noto quindi firma soltanto la vicepresidente? Sì, facciamo finire a completare gentilmente la vicepresidente.
pure iniziando a partecipare alla salute italiana, il presidente Arcoleo continua a presiedere la vicepresidente russa. Va bene, quindi il contenuto interno si invia alla videoregistrazione. La vicepresidente pone dunque allo GG lettura approvazione del presidente verbale e rinvio della sottoscrizione alla prima seduta utile. Favorevole. Favorevole. Favorevole anch'io. Allora siamo 11:44, chiusura. Sì. Ci vediamo domani. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie, ciao, vicepresidente. Ciao. Una buona giornata. Ciao. Liliana, è che ora hai chiuso? È 44. Sì, e a Rosario è che l'hai fatto entrare? A Rosario, quella 11:34. Perfetto. Allora, faccio intanto tutta la filitera per quanto riguarda la mia firma. Quindi 119, giusto? Sì. Dunque, i verbali sono stati pubblicati tutti. Non ho capito. I verbali sono stati pubblicati tutti. Manca quello del 10 che devo fare. Che già ce l'ho segnato, lo devo fare. Come lo devi fare? Lo devo pubblicare. Perché non era pubblicato, non ti ho risposto al messaggio che tu mi hai mandato. Ma dico, se verbali, non avrai soluzione, avrai mai. Questo del 10, aspetta un minuto. Ma com'è che dal 10 non si è pubblicato? Non lo Ora vediamo qual è una seduta deserta. Non ti preoccupare, ora lo faccio, lo sto facendo in ora. E può succedere, non so chi l'abbia fatto, io, boh, non lo so, penso io. Sicuramente dico comunque dico, la collega Vicari lo poteva pubblicare. No, lei non lo può pubblicare, che ne so se è di rincio, lei può mettere, diciamo, di sicuro solo gli orari. Ma dico come è pubblicato. Ah sì, vabbè, pazienza. Vabbè, intanto io procedo a fare a firmare. Sì, si perché fa che mi sto pubblicando il 10.
Quindi una tesi pure poi studi oggi? Sì. 11:13, 11:44. Intanto prendiamo il 10. Ma per qua me lo dà? Come sto fatto? Verbale seduta deserta, fatto, c'è. Quello del 10. Ma perché secondo me l'hai pubblicato? Com'è? Secondo me l'hai pubblicato. Ma io siccome... Perché mi pare che venerdì mi hai risposto che la... No, io può darsi che secondo me... E qua c'è, intanto è pubblicato, vediamo che l'ho pubblicato. Perché non me lo dà? Cari. L'ho pubblicato io. Buh, vabbè, non è importante. Niente, vabbè, succede. Perché che mi avevi scritto che già l'avevi pubblicato. Infatti quando tu mi hai detto no, me lo devo pubblicare, mi stranizzai. Vabbè, niente, può essere il vabbè, cervello. Io ho sottoscritto il mio verbale, cioè il verbale del 28, quindi qua abbiamo concluso. Quindi possiamo interrompere la videoregistrazione della seduta. Grazie.